fa abbiamo incontrato Giovanni, uno dei tre fratelli Manara. Oggi siamo con il secondo fratello Lorenzo, che ci parla ancora di Amarone e ovviamente dell'Amarone Manara. L'azienda è nata nel 1950, siamo a San Floriano, quindi nel cuore proprio della Valpolicella classica. Abbiamo 11 ettari di vigneto, praticamente tutto in collina, quindi molto, un terreno molto vocato. E abbiamo due tipi di Amarone, un po', diciamo, più classico, che fa affinamento nella botte grande, e poi un secondo Amarone, diciamo, un po' più moderno, che fa affinamento diversamente nella barrique. Il vaggio è quello classico del vini Valpolicella, quindi Corvina, Corvinone, Rondinella e un qualcosina ancora di Molinara e qualche altra uva autoctona che abbiamo comunque in vigneto, tipo la Pelara, la Croatina o altre, Roseletta. Sono due Amaroni un po' diversi, diciamo che il classico è un vino che va un po' più veloce come maturazione, diciamo. Mentre il Postera, che sarebbe secondo Amarone, quello un po' più ricercato per noi, affinato nella barrique, ha bisogno sicuramente di un anno in più di affinamento in bottiglia, ecco. Un vino un po' più strutturato e quindi ha bisogno di un affinamento ulteriore. Ma non abbiamo problemi di longevità, comunque, viste le nostre prove, tranquillamente i 12-13 anni li sopporta benissimo. Allora, qui oggi siamo qui a presentare il nostro Amarone classico 2005, colore chiaramente è un colore classico, un rosso rubino, e comunque un colore abbastanza intenso, non troppo scuro, come diciamo la tipicità della Valpolicella. Il naso si presenta sicuramente un floreale, cioè di frutta appassita, quindi si sente addirittura un po' ancora la prugna, la ciliegia. In bocca una buona sapidità, lungo. Questo abbinerei sicuramente a un brasato oppure carne anche ai ferri, sicuramente. Una Postera, che è il nostro Amarone che fa affinamento nella barrique, si sente anche a naso che l'affinamento si è voluto nella barrique, quindi a sentori di vaniglia, sempre comunque il gusto, il profumo di frutta appassita con della prugna. In bocca si sente ancora decisamente la frutta, quindi la ciliegia anche. Direi questo vino sicuramente a un piatto di carne, un brasato sicuramente, o anche della carne ai ferri comunque.